In che cosa si differenzia l'uomo dagli altri primati? Esistono le razze? Sono domande che necessitano di risposte complesse e spesso risposte anche difficili da proporre ad un pubblico giovanissimo. A Trieste una mostra prova a dare risposte facili a questi grandi interrogativi e a quanto pare questa mostra riesce ad interessare. Dove finisce una scimmia e dove comincia un uomo? Un confine netto non esiste, come invece c'è nell'immagine che vedete. Sia i primati sia gli uomini vivono all'interno dello stesso contesto che si chiama biosfera e all'interno di uno stesso ambiente cronologico che si chiama evoluzione. Una mostra, La scimmia è nuda, cerca di spiegarcelo. Andiamo a vedere. Un viaggio nell'evoluzione si inizia così, con delle linee di demarcazione da superare. La biodiversità si impoverisce ad ogni stagione ad opera delle attività antropiche e un po' più di vita che invece di evolversi se ne va e taglia una parte della sua straordinaria complessità. Meno biodiversità, mentre scienziati e divulgatori non sono ancora riusciti nell'intento di spiegar bene che cosa sia l'evoluzione. A 149 anni da Darwin e dall'evoluzione delle specie è dunque ancora necessaria, gradita, benvenuta un'altra mostra su vita, uomo, tempo, rassegna che pone particolare attenzione all'uomo. Siamo di fronte a uno scheletro di Homo sapiens e a degli scheletri di scimpanzé. Quanto sono vicine queste due specie? Molto. Condividiamo con gli scimpanzé il 98% del nostro patrimonio genetico. Questo significa che con loro siamo strettamente imparentati e che esiste ed è dimostrato un collegamento forte fra l'evoluzione dell'uomo e il suo distacco dall'albero principale delle scimmie. L'evoluzione dell'uomo incomincia circa 6-7 milioni di anni fa, quando si separa dalle altre scimmie, per arrivare poi alla comparsa del genere Homo in Africa, e da qui questo genere si espande in tutto il mondo. I visitatori possono vedere e toccare i passi e le prove lasciate dall'evoluzione con esempi e reperti raccolti anche nei musei di Torino e di Trento. Si incontra poi una macchina che gli antropologi hanno forse escogitato con i fabbricanti di videogiochi, una postazione che spiega come le razze umane non esistono, ci sono solo dei tipi. Si tocca poi con mano, potremmo dire, la storia delle mani. Balza agli occhi che ai primati manca il pollice antagonista e come invece costituisca un dono esclusivo dell'evoluzione all'uomo. In questo modo egli ha potuto imparare ad impugnare con precisione gli oggetti, così come la posizione eretta gli permise il pieno uso di entrambe le mani. E infine il linguaggio, il logos, potremmo dire. I divulgatori spiegano ai ragazzi le origini della parola e dei segni senza escludere l'arte. Se l'uomo è uno degli abitanti, dei passeggeri della biosfera, beh, un paio di primati possiamo riconosceglieli, mettendo tutti d'accordo. Non soltanto il pensiero, ma la parola, la ricchezza e l'articolazione delle parole, il significato. È tutto per oggi, grazie per essere stati con noi, ci rivediamo domani sempre alle 3:10 e sempre su Rai 3, buon pomeriggio.